Benvenuti ai telespettatori di Le Passe del Capitano. Il Monte Porzio ospita la prima in classifica, l'Audace di Genazzano. Ecco le squadre che si stanno presentando in campo, impegno molto difficile per il Monte Porzio, in quanto l'Audace è squadra molto forte. Però il Monte Porzio cercherà comunque di onorare lo sport e il calcio. La parola alle immagini, partiti. L'Audace con la maglia celeste, calzoncini bianchi alla sinistra dei nostri teleschermi nel primo tempo. Vediamo che il possesso palla dell'Audace. E cerca il pressing del Monte Porzio. Queste sono la fase proprio iniziale della partita. Ancora possesso palla prolungato per lunghi tratti della partita. Ecco le immagini qui, comunque passano subito nella metà campo del Monte Porzio. Dai Fabrizio, dai! Nei minuti iniziali. Ecco il Genazzano sulla tre quarti dei padroni di casa. Sulla fascia, l'esterno dei celesti. C'è un tiro, primo tiro in porta, fuori, tagliato dalla porta, difesa dal portiere di Monte Porzio. Ancora il Genazzano, qui purtroppo c'è tra la rete e il sole, le immagini non sono molto nitide. E ancora c'è un cross pericolosissimo in area che viene mancato da due attaccanti del Genazzano. Va bene in questa occasione il Monte Porzio. Rimessa dal fondo per il Monte Porzio, palla raccolta dal centrocampo dell'Audace, c'è un batti ribatti sulla tre quarti del Monte Porzio, la palla viene messa fuori ma viene fischiato un calcio di punizione, un po' dubbio per la verità, per l'Audace. Ecco che si appresta a battere l'Audace, cross al centro, ribattuto, ancora un cross, c'è un tiro ed è rete, ma viene annullato credo per fuori gioco. Qui c'è un rinvio, una ribattuta, vedete, fuori gioco secondo me in questo caso c'era, netto. Adesso c'è un calcio di punizione per il Monte Porzio, viene ancora ribattuto Monte Porzio, e per poco la palla a fin di palo sfiora il vantaggio il Monte Porzio. Come vedete la palla è rotonda, poteva anche andare in vantaggio Monte Porzio. Ecco, vediamo adesso un calcio di punizione per Monte Porzio e viene parato dal portiere. Due occasioni per il Monte Porzio che adesso però porge il fianco all'Audace ed è qui il gol. Chiaramente l'Audace non bisogna concedere niente, alla prima occasione è riuscita ad andare in rete. Ancora Audace, adesso le cose si fanno chiaramente complicate, l'Audace è squadra abituata a vincere. E qui ancora l'Audace se ne va ed è, riesce a deviare il portiere. Ancora l'Audace, le immagini chiaramente non sono molto nitide. Ancora Audace, para qui il portiere di Monte Porzio. C'è questa rete qui a Monte Porzio che non permette di riprendere bene. Ancora, ancora l'Audace, ancora sulla sinistra. Questa è una cazzata. E qui è il 2-0. Calcio di punizione adesso per il Monte Porzio. Guardate cosa fa qui. Mannaggia. Sta a dormire. E quindi. Ma perché poi? Ancora. L'Audace. Ancora l'Audace sulla sinistra, sempre nei pressi del portiere. Ed è un altro gol. Dai! Ancora qui vediamo Monte Porzio, chiaramente ormai il risultato è già compromesso per i padroni di casa. Ancora l'Audace che si trova nella posizione più favorevole, sta vincendo ed è squadra abituata a vincere, prima in classifica, quindi chiaramente è padrona del campo. Ancora l'Audace che ci prova,
comunque riescono a difendere la porta ai difensori. Rimessa dal fondo adesso del Montaporci. Ancora l'Audace che la riconquista, ancora Audace e viene fischiato qui un fuorigioco che evita la quarta rete. Ecco, vediamo, un po' dubbio questa volta il fuorigioco. Comunque il risultato rimane sullo 0-3. Attento Yuri! Ancora l'Audace. Para qui per te. Rimessa dal fondo per il Monteporzio. Finisce qui il primo tempo sul risultato di 3-0. Padrona del campo l'Audace, adesso vediamo un po' la ripresa. Non credo che cambierà le sorti dell'incontro. Ancora l'Audace che parte, ruba palla, primo tiro alto sulla traversa. Ancora Audace, ancora parata. Ecco, vedete ancora l'Audace, sempre nella metà campo del Monteporzio, viene parato qui il tiro. Ancora l'Audace, c'è un liscio al limite dell'area di rigore, ancora ci riprova, para in un primo tempo il portiere e poi viene ribattuta la palla sul 4-0 per l'Audace. Ancora l'Audace, al lato il tiro questa volta, ancora l'Audace. E qui viene parata dal portiere. Ecco, vediamo ancora l'Audace, è praticamente un monologo. Qui c'è una traversa e poi riesce in qualche modo prima, in un primo tempo, a ribattere e poi para il portiere del Monteporzio. Ancora l'Audace, fatto un altro tiro ed è rete. 5-0. Ancora l'Audace, un altro tiro, 6-0. Qui la partita chiaramente ormai ha preso il suo verso, non ha più nulla da dire, c'è forse il tempo solamente di vedere qualche altra piccola occasione per l'Audace, ma poi finisce qui. Finisce qui, come vedrete, sul risultato di 6-0, risultato chiaramente che ha detto il vero, nulla da eccepire, ma onore comunque al Monteporzio per l'impegno profuso. Arrivederci a tutti da De Pasta del Capitano, ciao a tutti, ciao ciao!